La sicurezza nelle scuole è un problema da non sottovalutare. Se manca, ne va dell'incolumità degli alunni, dei professori, di tutti quanti lavorano all'interno degli istituti. Se invece si pensa di ottenerla attraverso un adeguamento delle strutture, allora subentrano altri problemi legati soprattutto alla logistica e alla didattica, perché bisogna ricollocare le classi in altre sedi e modulare un orario che permetta agli insegnanti di spostarsi tra i vari plessi. Spesso però non tutto va per il verso giusto e allora ci si ritrova con gli studenti del liceo statale Vito Capialbi di Vibo Valentia che protestano davanti alla prefettura per esprimere la loro contrarietà alle direttive e all'atteggiamento posto in essere dall'amministrazione provinciale che ha la competenza sugli istituti superiori. Oggi siamo qua a protestare davanti alla prefettura per essere ascoltati in modo che i nostri diritti da studenti vengano rispettati e che non veniamo depositati perché come ci sono anche cartelloni che comunque ragazzi che ne hanno portati, non siamo degli oggetti, non siamo dei pacchi che devono essere spostati da una parte all'altra, ma siamo persone, quindi abbiamo bisogno di essere ascoltati come persone e che il nostro diritto allo studio non ci venga tolto o comunque non venga trascurato. E quindi oggi siamo qua a fare questa manifestazione in modo che il prefetto ci ascolti e che ci dia la possibilità di farci ascoltare, di essere ascoltati da lui. Che cosa è successo? Perché vi trovate qua? Allora, è successo che noi già dovevamo consegnare dei lavori, il nostro preside non è stato ascoltato, ha inviato tantissime lettere per la sistemazione del nostro istituto già da inizio giugno. La risposta è arrivata a settembre con la pretesa di iniziare i lavori a settembre, 2 giorni prima che la scuola iniziasse. Ci è stato rifiutato un confronto, ci è stata rifiutata una risposta, ci sono state portate delle soluzioni che non sono soluzioni perché noi non studenti non possiamo pensare di dover essere spostati come oggetti e non avere soluzioni concrete e non in sicurezza. Quindi noi cerchiamo un tavolo serio dove si possa discutere e trovare delle soluzioni concrete, non soluzioni che vanno bene solo a loro. I professori sono con voi? I professori sono d'accordo con noi perché ovviamente non è soltanto a scapito nostro questa situazione, anche loro hanno difficoltà. Pensiamo se dovessimo andare 5 classi nella sede dell'industriale, i professori non avrebbero l'opportunità di andare con le loro macchine, si verrebbe a creare tutta una situazione di disagio sia per gli studenti che per i professori, quindi sì, abbiamo il loro appoggio.